Gentili signore e signori, un cordiale buon pomeriggio da Andrea De Luca e da Marco Saligari. Quarta tappa della settimana internazionale di Coppi e Bartali dall'alto Fiorano Modenese, con il santuario dedicato alla Beata Vergine che domina questa cittadina emiliana, conosciuta nel mondo per la ceramica, conosciuta nel mondo perché a due passi da qui c'è la Ferrari, a Fiorano c'è la pista privata proprio della scuderia del Cavallino Rampante. Con la cerimonia del foglio firma questa mattina, immagini registrate con la regia di Edi Saia, siamo proprio nel cuore della cittadina emiliana con Marco Murgano, corridore della Corratec, miglior scalatore fino adesso di questa Coppi e Bartali. La tappa odierna, Marco. La tappa odierna è una tappa molto impegnativa, vi diciamo subito che erano previsti due giri al termine praticamente della tappa del circuito del santuario, due giri da 8 km e 600 metri che sono però diventati un giro, quindi la tappa al posto di misurare 168 km sarà 10 km più o meno, circa meno, quindi 159 km previsti per questa quarta tappa. Tifosi personali di Luca Covili, che abita a pochi chilometri per questa tappa. Luca Covili, corridore della Green Project Bardiani CSF Faisanea, arrivano corridori della Eolo per il foglio firma. Prima l'abbiamo visto, il maglio arancione, secondo in classifica generale, la sorpresa di questo inizio di stagione, Walter Calzoni, corridore della Q36.5, miglior giovane di questa Coppi e Bartali. Questi sono i corridori della tedesca Bora Hansgrohe. Andiamo a vedere invece chi va a salire sul podio, la Jayco Alula, squadra australiana, con Felix Engelhard che sta regalando soddisfazioni in questo scorcio di stagione. Sì, il tedesco che ha vinto la Per Sempre Alfredo con uno sprint veramente molto molto bello, era storia di domenica scorsa. Da domenica scorsa Domenico Pozzovivo, l'Highlander di Lucania, fermato dai tifosi che gli chiedono come faccia a essere così ancora forte, 40 anni compiuti. Tanto vengono riproposte le immagini della bellissima tappa di ieri con i tratti sterrati e l'arrivo al velodromo. È stato un azzardo dell'organizzatore Adriano Amici, però ha pagato in effetti visivi anche come spettacolarità. Bardiani, ecco qua, Green Project Bardiani CSF Faisané, tutti schierati lì, e intanto vediamo proprio il santuario che domina Fiorano Modenese. Tra l'altro nell'ultimo giro, gli ultimi 9 chilometri prevederanno proprio l'arrivo dei corridori nel centro di Fiorano e poi l'arrampicata verso il santuario, e chissà che non sia quello il trampolino di lancio per il vincitore di giornata. È una tappa comunque che di pianura ne offre poca, Marco. Sì, assolutamente sì, perché si parte subito dopo 12 chilometri a Castelvetro di Modena, si comincia a salire verso Saramazzoni e poi il circuito molto ampio di 37 chilometri e 400 metri ciascun giro da ripetere due volte, e poi si ritorna verso l'arrivo di Fiorano Modenese, dove viene ancora affrontato una parte di circuito particolarmente impegnativo prima di immettersi nel circuito finale. Mauro Schmidt, leader della generale che sorride all'elvetico, 2 secondi posti, non è ancora centrato la vittoria di tappa, ha 8 secondi di vantaggio sul nostro Walter Calzoni e 12 su James Shaw dell'Education First. Mauro Schmidt, che indossa ovviamente la maglia della classifica generale, è sua anche la maglia della classifica punti, che però vestirà oggi in corsa l'irlandese Ben Healy dell'Education First. Praticamente sempre appannaggio della formazione di Lefever, che qui ha come direttore sportivo Davide Bramati, la maglia di leader della generale. Primo giorno la fuga solitaria di Rémi Cavagna e poi il giorno dopo il passaggio di consegne alla tappa numero 2, quella di Longiano, con Schmidt che si è impossessato della maglia di leader. Ieri la difesa e oggi andremo a vedere cosa succederà. Intanto l'altimetria di questa tappa con 3 Gran Premi della montagna, particolarmente significativo quello di Serramazzoni, prima categoria,
e che andranno a ripetere svariate volte, ecco qua che lo vediamo, Poi la discesa. Poi si esce dal circuito di Serramazzoni per andare a prendere Montegibbio, che è anticipato da un'altra salita comunque che non vale come Gran Premio della Montagna, salita di Via Fazzana e Montegibbio, poi discesa e poi si va a salire per una volta, attenzione, per una volta al Santuario della Beata Vergine per poi compiere questo anello di 9 km che li porterà in via Vittorio Veneto. E adesso con le immagini registrate sono in via Vittorio Veneto e sono pronti per dare il primo colpo di pedale. Ecco qua tutte le maglie, con quindi maglia arancione per Walter Calzoni quest'oggi. E qui vediamo il protagonista fino adesso, Mauro Schmidt, che l'anno scorso aveva trovato una vittoria in occasione della prima tappa, proprio quella di Riccione, sulle strade della settimana internazionale di Coppi e Bartali. Quest'oggi, come sottolineavi tu in apertura Andrea, due secondi posti, non è riuscito a vincere, che vedremo, capiremo se potrebbe essere oggi per lui la giornata, anche se ovviamente l'obiettivo più importante per l'atleta inquadrato in questo momento è la classifica generale. Eccoli, trasferimento, proprio stanno percorrendo all'inverso di quello che faranno poi nel finale di questa tappa via Vittorio Veneto per uscire dal centro di Fiorano Modenese, partiti alle 11.37 in 127, ieri tanti ritiri, tappa molto impegnativa quella di ieri con le ripetute salite sullo sterrato e quindi 127 al via. Andremo adesso a vedere se si animerà subito in partenza. Intanto sorridente Walter Calzoni dialoga con il collega Murgano, maglia di miglior scalatore. Qua vediamo i primi piani, volti distesi, sorridenti, l'esperienza di Emanuele Boaro per la Stana, si tizza, sono lì pronti anche perché prevedo, sì, tutti lì, una partenza ancora una volta veloce come è stato finora in tutte le tappe. Allora, abbiamo detto la posizione in classifica generale di Walter Calzoni, che occupa la seconda posizione, solo 8 secondi, ma ieri un passo in avanti deciso lo ha fatto Domenico Pozzovivo. Shaw, abbiamo detto, terza posizione, 12 secondi da Schmidt, a 15 secondi Gianluca Brambilla, compagno di squadra di Calzoni. Marc Padun è a 36 secondi perché ieri ha guadagnato tanto con l'azione decisiva, lui, Pozzovivo e Ilia hanno fatto un bel passo in avanti. Pozzovivo è sesto in generale con 37 secondi di ritardo, Domenico Pozzovivo, 38 secondi di ritardo per il vincitore della tappa di ieri, Ben Ili, ma con le immagini, salto temporale in avanti, Montegibbio protagonista e vediamo che pedala le pendenze di Montegibbio, breve ma intense, Alexis Guérin, che faceva parte di una fuga di 18 corridori partita al chilometro 31. Dei 18 poi ne è rimasto solo uno, o meglio, ha allungato lui. Ha allungato lui soprattutto nella parte più impegnativa prima di lasciare Serramazzone e adesso è da solo al comando con 1:30 circa di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. E la Sodal Quickstep a dettare il ritmo, 1:30 il vantaggio di Alexis Guérin, poi andremo a certificare il passaggio in cima a Montegibbio. Ecco che vediamo schierati tutti i compagni di squadra di Mauro Schmidt e quindi al chilometro 63 ha allungato Alexis Guérin, già protagonista domenica scorsa di un attacco da lontano alla Per Sempre Alfredo a Sesto Fiorentino e oggi ci riprova. Andiamo a vedere qua la testa del gruppo, anche lì il trenino Education First a fare il ritmo con in seconda posizione Ben Ili, ben coperto, poi Padun, Shaw, vediamo anche gli uomini della Bardiani, della Green Project, Bardiani CSF Faizané, della Bora Hansgrohe, Jumbo Visma, tutti nelle prime posizioni. Sono e tutti non tanti. Ci stanno perché volata, perché curva destra e via, si sale. Sono ancora in tanti, ma questo finale di tappa prevede ancora diverse asperità, attenzione anche alle strade perché da qui in poi affronteranno tante strade strette in salita e ancora di più in discesa. E belle queste immagini dell'Appennino modenese,
Montegibio con il suo castello a dominare questa collina si volta, può vedere, perché la visuale è molto aperta, può vedere il gruppo che comunque è lontano, oltre il minuto per Alexis Guérin, e questo è il momento decisivo con Guérin che deve resistere al ritorno del gruppo Stone adesso della Jumbo-Visma. E dietro accelerano. E con quindi... Schmidt in seconda posizione, Pozzovivo c'è nelle primissime posizioni, rimonta anche Ben Healy. E adesso è forcing per andare a riprendere l'attaccante di giornata, Alexis Guérin. Che è già un chilometro più o meno dal Gran Premio della Montagna, Alexis Guérin, classe 1992, un corridore che nel 2021 aveva vinto una bellissima corsa che era il Giro d'Austria. È un giro molto impegnativo, anche in Austria, come qua sull'Appennino di pianura ce n'è poca. Quindi Stone con Schmidt alle spalle, Ben Healy, quindi Jumbo Visma, Sodal Quick Step, Education First, c'è anche Show dell'Education First, vediamo che c'è anche Covili della Green Project, Pozzovivo, c'è Calzoni con la maglia arancione, c'è anche Brambilla nelle prime posizioni. Per la EF abbiamo visto anche Show, Healy e De Bod. E qui vediamo la pedalata molto pesante, anche se la pendenza è ben oltre il 10% in questo tratto del Montegibio. Dicevamo, c'è il castello lassù in cima, anche perché tante di queste rocche, di questi castelli sono nati intorno al X secolo, quando qui imperversavano gli Ungari, e allora hanno pensato bene di fortificare le loro colline per avere un posto per difendersi le popolazioni del luogo, e così ci hanno lasciato degli splendidi ricordi, quelli che poi sono sopravvissuti alle lotte feudali. E qui vediamo l'impegno tantissimo di Stone. Si allunga tantissimo. Si è frazionato il gruppo principale. Si è frazionato e ancora va a insistere, vuole fare la differenza con Schmidt, che ha uno stile totalmente diverso, sempre molto bello da vedere, lo svizzero in bicicletta, molto composto. Sembra non fare fatica. Knox presente per compagno di squadra del leader della generale. Ci sono rotti già, sono rimasti una ventina nel gruppo della maglia del leader. 500 metri al Gran Premio della Montagna, resiste quindi Alexis Guérin. Adesso andremo a vedere al passaggio in cima al GPM quanto conserva di vantaggio. E ne aveva scoperta in solitaria da quasi 70 km, quindi grandissima prestazione fin qui per Alexis Guérin, il corridore della Bingoal. E li vediamo qua, corridori, i migliori della generale, tutti presenti in questa fotografia con Schmidt che sembra guardare negli occhi un sofferente Stone. Allora andremo a vedere se prende lui l'iniziativa, Healy con Shaw, casco rosa per loro due, e Healy che aumenta la frequenza di pedalata. Il corridore della EF adesso con una ruota al suo compagno di squadra sembra fare un grande forcing, quindi deve assolutamente cercare di reagire Guérin, perché dietro la caccia anche nei suoi confronti adesso si è accesa in maniera importante. Guérin, ancora una volta l'abbiamo visto volgere lo sguardo verso il fondovalle per vedere il gruppo, per avere un contatto visivo. Adesso potrà rifiatare, anche se la discesa sarà comunque impegnativa, mentre invece qua pendenze importanti sotto le ruote di Ben Healy a fare il ritmo, il corridore dell'Education First che ieri ha vinto una splendida tappa a Forlì. Si è un po' ripreso Stone, Pozzovivo c'è e lì attenzione all'allungo ancora di Stone che ha rifiatato e adesso va ancora in forcing. Ecco qua che si staccano, c'è una frazione nel gruppo dei migliori con il forcing di Stone. Si spacca ulteriormente il gruppo, alcuni corridori non riescono a tenere il ritmo. Questa è ancora più decisa, anche perché siamo quasi nel tratto finale e l'acido lattico nelle gambe dei corridori si fa sentire quando si muovono questi corridori, un po' come abbiamo visto anche in occasione della tappa di ieri, fanno la grandissima differenza. Adesso la sta facendo proprio il corridore della EF. Ben Healy è lui,
E allora rimangono in 5. Attenzione, non c'è Walter Calzoni. Non c'è Walter Calzoni, c'è Domenico Pozzovivo. Comunque sono lì alle spalle dei 5. Ben Healy, Mauro Schmidt. Abbiamo il suo compagno di squadra James Shaw, poi Stone, Mitted e Domenico Pozzovivo. Sono i 5 che hanno preso una quarantina di metri proprio nelle ultime centinaia di metri. Adesso però si può rientrare in discesa. E hanno fatto il vuoto. Ultimo, lo vediamo, di questo trappello è Domenico Pozzovivo. Ricordiamo anche la classifica generale per Alexis Guérin, che ovviamente non preoccupa Schmidt, perché il francese ha un ritardo di 28 minuti e 36 secondi in classifica generale. E intanto questa discesa ci regala anche gli splendidi panorami dell'Appennino Moderese, con queste montagne argillose a volte rotte nel fianco, i famosi bianconi, e qui i tornanti. Comunque sembra che ci sia un asfalto in ottima condizione, quindi questo agevola il lavoro dei corridori, mentre invece in un tratto in cui deve ancora spingere un rapporto lungo Alexis Guérin. Questa è la formazione belga della zona francofona del paese, il Belgio diviso in tre parti: Fiandre, Vallonia, Fiandre si parla fiammingo, Vallonia si parla francese, poi Bruxelles capitale. Sono le tre divisioni, e tra porto c'è una anche ulteriore divisione, Belgio particolare come è stato, una divisione a seconda della lingua parlata, perché c'è anche una parte in cui si parla tedesco al confine con la Germania, mentre invece la Bingol è una squadra vallone. Mauro Schmidt ancora una volta molto attento nel momento clou, non si è fatto sorprendere, e insomma sembra anche che pedali con discreta disinvoltura. Adesso questi 5 uomini hanno fatto la differenza e non sarà facile chiudere nelle retrovie, perché ricordiamo che nel gruppo da cui sono partiti proprio questi uomini ci sono tanti loro compagni di squadra. E adesso sta pedalando con grande energia Ben Healy, che sembra quasi essere a disposizione quest'oggi del suo compagno Shaw per quello che sta facendo in questo tratto. Rimane a ruota Domenico Pozzovivo. Splendido, splendido ritorno alle gare dell'Highlander di Lucania, Domenico Pozzovivo. Sì, lui sempre il gel in bocca. Adesso lo prenderà appena ne avrà la possibilità. Anche perché lo mette in bocca all'inizio della discesa, poi si vede che non si fida tanto a staccare le mani dal manubrio, e fa bene visto che la sua carriera è costellata di cadute, e allora lo tiene per qualche chilometro. Sì. Buona ancora una volta la prestazione di Stone Mitted, il corridore della Jumbo Visma con il dorsale 45. Ha avuto paura, ha visto un rabocco di asfalto, e allora non si è fidato più di tanto, ha raddrizzato la bicicletta. Comunque tutto normale, non è abituato alle nostre strade, perché qualsiasi ciclista italiano non avrebbe neanche badato quel rabocco, dico bene Marco? Purtroppo. In effetti, però l'ho percorsa in bicicletta, è proprio una sedia stradale direi buona oggi, esatto, in tutto il percorso. Esatto, anche perché ognuno ha i suoi parametri, probabilmente Guérin è francese, hanno una situazione molto diversa. Sì, poi sai cosa, è entrato un po' troppo veloce al netto del rabocco del di asfalto. Adesso più in maniera più attenta. Eccolo qui, intanto si apre la pianura, si vede già Sassuolo, si vede Fiorano, anche questa una curva non presa benissimo come disegno di traiettoria da Guérin, che comunque sta cercando di sopravvivere. Un minuto e 15 secondi il suo vantaggio su in cima a Montegibio, un minuto e 15 secondi per lui. Il problema è che dietro adesso ci sono nella mascoperta questi 5 uomini che probabilmente sono destinati a diventare più numerosi, perché lo vediamo, il gruppo dei più immediati inseguitori è ormai nella scia dei 5 di testa con il nostro Domenico Pozzovivo. Si poteva rientrare in discesa, lo stanno facendo i corridori che avevano perso le tracce dei 5 proprio negli ultimi metri della salita, e qui si rientrano adesso, non sulla testa ovviamente, sui più immediati inseguitori. La testa della corsa è sempre a appannaggio ancora di Alexis Guérin, il corridore francese. Sta facendo un tappone straordinario, partito al chilometro 65 Alexis Guérin, quindi
siamo ormai a quasi 75 km di fuga solitaria, siamo sotto i 20 km dall'arrivo. Gran numero, gran numero. Non so se lo porterà a termine, ma se ci riuscirà, altra prestazione, un po' come le abbiamo sottolineate già nelle precedenti tappe, altra prestazione questa di Guerin di spessore. Intanto facciamo gli auguri a un amico del ciclismo che è l'organizzatore di Capodarco, una delle gare più belle, ad esempio Padun, che ieri è stato protagonista, ha vinto quella gara, ma tanti grandi hanno vinto la gara di Capodarco. Gaetano Gazzoli, che è stato operato e quindi dovrà rimettersi in forma, perché il 16 agosto ci sarà la 51esima edizione della gara di Capodarco. Pronta guarigione anche a lui. Pronta guarigione a lui. E intanto ci sono andati adesso a formare questo serpentone mentre finisce la parte di discesa più impegnativa. Guerin conserva un vantaggio superiore al minuto e quindi ha un buon vantaggio, è stato molto bravo perché ha affrontato la difficoltà di Monte Gibbio con ancora tanta energia, perché non ha perso molto nei confronti del gruppo, solo una ventina di secondi. E l'ha fatta in maniera regolare, perché ovviamente sa che non può salire come fanno i più immediati inseguitori, e poi ha cercato di ritrovare ritmo e lo sta facendo ancora in questo tratto pianeggiante per cercare in qualche modo di respingere il ritorno degli inseguitori. Abbiamo visto a fine discesa segnalare il vantaggio di Guerin nei confronti dei primi inseguitori, addirittura un primo e 16 secondi, e adesso va a spingere. È ottima frequenza di pedalata ancora per lui in questo tratto, e qua adesso bisognerà vedere come si riuscirà a organizzare questo gruppo alle spalle del solitario del Guerin. Stanno per entrare nel centro abitato di Sassuolo, che abbandoneranno subito per entrare a Fiorano, e si entra poi negli ultimi chilometri con questo circuito che a 9 chilometri dal termine andrà a innalzarsi ancora per andare su al santuario della Beata Vergine, quindi sarà l'ultima difficoltà di giornata. Però, come abbiamo già visto, Andrea, nelle precedenti tappe abbiamo visto quanto sia difficile, forse anche perché le formazioni World Tour hanno qui dei ragazzi molto giovani, non di grande esperienza, e quindi è la dimostrazione di quanto sia difficile, è successo anche nelle tappe precedenti, inseguire i fuggitivi, e in questo caso inseguire il fuggitivo, perché si fa fatica a trovare l'accordo, ad unire le forze tra squadre diverse, e infatti ancora una volta James Knox. Knox che cerca di controllare, ovviamente per Schmidt non è un pensiero Guerin, perché come ricordavamo poco fa in classifica generale ha quasi 29 minuti di ritardo. E vediamo, sono adesso James Knox che fa l'andatura, non sembra quindi avere intenzione di andare a chiudere nessuna squadra su Guerin, anche se il ritmo sta aumentando adesso proprio per l'impulso della Jumbo Visma, che vanta tre corridori in questo gruppo, tra cui il più incisivo è stato sicuramente Stone, e quattro della EF, un po' come avviene sempre, e vanno davanti però in maniera singola. Andiamo a vedere allora quale sarà l'atteggiamento di questo gruppo per capire se ha possibilità Alexis Guerin di fare il colpaccio. Lo meriterebbe dopo i tanti tantissimi chilometri fatti vento in faccia in fuga solitaria. Adesso continua a spingere con grande energia sui pedali è Vader, corridore. Stone Mittet è dietro là, ha dato il meglio di sé, e adesso si rallenta nuovamente dopo l'impulso dato da Vader. Abbiamo visto come invece abbia nuovamente rallentato il ritmo Knox. Allora, mancano 15 km all'arrivo, 1:16 il vantaggio di Alexei Guerin nei confronti del gruppo inquadrato in questo momento, e noi ci fermiamo per qualche istante. Alexei Guerin, assoluto straordinario protagonista della quarta frazione della settimana internazionale di Coppi e Bartali, perché il corridore della Bingol è solitario al comando, è partito al chilometro 65, adesso
Siamo quasi a 85 km di fuga solitaria per lui che sta pedalando verso Fiorano Modenese, sede di arrivo, ma l'arrivo lo potrà solo scorgere perché poi ci sarà svolta secca a sinistra, inizierà l'ultima salita della giornata, salita che porta al santuario della Beata Vergine di Fiorano, poi rapida discesa, qualche chilometro in pianura e sarà traguardo. Ecco Walter Calzoni, lieta novella di questo inizio di stagione, questo ragazzo che viene da Sellero, che è un paese in Valle Camonica che in genere sforna più sciatori che non ciclisti, e invece però in questo, questo caso un ottimo ciclista, Walter Calzoni, classe 2001, che sta facendo una settimana internazionale di Coppe Bartali veramente ad altissimi livelli e quindi meritatamente anche oggi, nonostante la tappa particolarmente dura, è lì ancora e non molla. E qui si lavora per Felix Engelhard, che è ancora lì, bravo, un ragazzo molto veloce, campione europeo under 23, però gran motore perché tiene anche in salita. Però per Guérin sono tutte buone notizie, nonostante il francese adesso debba insomma richiamare le ultime energie che ha nel suo corpo, perché dietro vanno davanti, tirano, ma in maniera sparsa, non c'è proprio accordo, e questo a tutto vantaggio del fuggitivo. Prima c'era un corridore della Jumbo Visma e adesso vediamo il corridore della Jaico Alula. Eh sì, con in terza, quarta posizione, proprio è stato a chiedere al suo compagno di squadra di innalzare il ritmo, Felix Engelhard. E qui invece Guérin, lui deve dare tutto quello che ha sui pedali. Adesso ha visto il cartello dei 10 km, qua 1,17, non ha perso alcunché. 9 km, 9.000 metri, non ha perso nulla, adesso sempre più vicino all'inizio dell'ultima difficoltà altimetrica. E fortunatamente per lui, insomma, il fatto che sia stato tolto un giro può essere una nota positiva, anche se insomma deve comunque guadagnarsela la vittoria, perché adesso il gruppo si è scatenato con ancora un'ascesa, anche se nulla in confronto alle ascese che hanno fatto finora, però dopo così tanti chilometri in avanscoperta si farà sentire per lui. E abbiamo visto che comunque in questo tratto, a parte le ultime centinaia di metri da quando si è messo a tirare il corridore della Jaico Alula, prima non c'era stato alcun vantaggio da parte degli inseguitori, anzi un secondino guadagnato da Guérin. Ecco che arriva a imboccare la zona transennata, via Vittorio Veneto, 300 metri al traguardo, ai 150, svolta secca a sinistra e va a inerpicarsi su verso il santuario. Il percorso è uno strappo breve ma con pendenze importanti e arriva il momento clou quindi di questa tappa, caro Marco Saligari. Sì, perché eccolo là l'arrivo, eccolo l'arrivo, lo posso lo salutare adesso perché deve svoltare a sinistra e inizia la salita. 8600 metri lo dividono dalla vittoria di questa quarta tappa. Adesso inizio salita, andremo a prendere il riferimento cronometrico del suo vantaggio nei confronti del gruppo inseguitore. Deve cercare di gestirsi al meglio perché lui ovviamente ha speso tantissimo, mentre dietro lo vediamo, ci sono corridori, sono stati sempre a ruota e quindi potrebbero prendere proprio questa ultima ascesa come rampa di lancio al suo inseguimento. C'è anche Gianluca Brambilla nelle prime posizioni, ecco la svolta a sinistra e allora andremo a cronometrare quanto sia il ritardo del gruppo proprio al momento della svolta per imboccare la via che porta al santuario. Santuario particolare perché in realtà lì c'era un castello, dopo che l'hanno distrutto in varie sedi nel corso dei secoli per tre volte, e ogni volta rimaneva questa immagine della Beata Vergine, l'unica cosa che rimaneva di tutto il castello. Allora hanno pensato bene di fare un santuario dedicato proprio alla figura della Beata Vergine che protesse Fiorano anche dalla peste del 1600. Ma adesso concentriamoci sulla corsa, 56 secondi. Sta un emitted dietro. Ha perso più di 20 secondi nell'ultimo tratto con l'impulso da Jaico Alula. Vedremo adesso, 56 secondi. È impegnativo questo strappo.
però mi sembra, ah, intanto guarda che dietro si muovono ancora, si muovono ancora con Shaw questa volta, Ely con sì. Stone, Schmidt, c'è, non c'è Calzoni però, attenzione, Stone, non c'è Schmidt, Walter Calzoni, esatto, mentre sta arrivando anche Schmidt, c'è Pozzovivo che sta recuperando come tradizione, Domenico Pozzovivo. Quindi ci sono tutti quelli meglio piazzati in classifica generale, fatta eccezione di Walter Calzoni e il suo compagno di squadra Gianluca Brambilla, che sono leggermente attardati. Brambilla, maglia grigia, sì. E Calzoni sono proprio alle spalle con un Ben Healy anche oggi scatenato. Tiene bene il suo passo Mauro Schmidt, Shaw, Stone. Vediamo se Domenico Pozzovivo riesce a rientrare. Eccolo che compare adesso Domenico Pozzovivo. Una trentina di metri di ritardo con Brambilla. E sono lì anche sì. Calzoni non è lontanissimo. Si volta adesso, possono rientrare i due corridori italiani, anzi tre corridori italiani possono rientrare. E qui parlano le gambe, qui chi ne ha di più ovviamente riesce a fare la differenza, cosa che stanno facendo molto bene i corridori della EF con Healy. Certo che la fiammata di Ben Healy è andato a mangiare anche secondi a Alexis Guérin. Adesso controlleremo al termine della salita. Qua grande fatica, rapporto anche un po' troppo duro forse sì, per sì. Alexis Guérin, che si alza per spingere sui pedali. Spovero. Questo rapporto. È inevitabile, quando cominciano a mancarti le energie, Andrea, non riesci più a fare una grande frequenza di pedalate, quella la riesci a fare quando sei ancora brillante, quindi è inevitabile, quando si dice che il corridore si sta appesantendo, si appesantisce anche di rapporti. Domenico Pozzovivo è riuscito a chiudere, ennesimo capolavoro. Schmidt adesso facile. Si controllano un po', andiamo a vedere Schmidt, prova lui adesso, una bella fucilata, prova adesso. Lui ad allungare nel tratto in cui la strada spiana leggermente, tira fuori la lingua Stone Mitted per resistere all'affondo del leader della generale, che non ha tanto interesse forse a riprendere Alexis Guérin, ma interessa a staccare tutti gli altri, perché la classifica è ancora corta, perché Calzoni a 8 secondi, Shaw a 12, a 15 secondi Brambilla e Pozzovivo a 37 secondi. Ecco che transita Mauro Schmidt, dietro sono in 4 Domenico Pozzovivo adesso è saldamente alla ruota di Stone Mitted con i due dell'Education First, Ben Healy e Shaw, e andiamo a vedere se dietro compaiono le figure di Brambilla e Calzoni. Adesso purtroppo sono più lontani. Purtroppo hanno fatto un maggior gap adesso. Che finale di tappa ancora una volta. Allora aveva 56 secondi, eccola Brambilla che sta facendo il ritmo, drappello consistente alle spalle dei 5 con Schmidt che ha qualche metro di vantaggio sugli altri 4, là davanti sempre Alexis Guérin. Si gioca la generale e anche la tappa, attenzione, perché Guérin adesso è molto molto vicino, perché con queste sfiammate ovviamente si sono avvicinati in maniera pericolosissima per il francese. E qui vediamo che riesce a fare anche velocità, ancora in salita Alexis Guérin. E poi sarà una rapida picchiata comunque sul traguardo, quindi deve resistere adesso. È consolatoria per lui questa inquadratura, perché là alle spalle non si intravedevano, erano dei puntini piccolissimi i 5 che sono i suoi primi inseguitori, migliori della generale. Schmidt. Si rialza Schmidt e adesso riprende in mano la situazione Healy, che però comincia per la prima volta a voltarsi e sembra accelerare di nuovo proprio mentre abbiamo avuto il cambio di immagine. E qui vediamo Guérin ancora dare impulso sui pedali per difendere. Eccolo qua Healy, altra fiammata di Ben Healy. Risponde Schmidt. Bene, agile, facile. Qui Schmidt, nessuno riesce a fare la differenza. Ci provano, ma la differenza non la fa più nessuno. Pozzovivo, rientra anche Shaw. E adesso rallentamenti che sono utili alla causa di Alexis Guérin, perché queste ossigeno, fiammate, questi rallentamenti fanno sì che il corridore francese della Bingol, che sta andando su regolare anche se molto più affaticato, abbia ancora del vantaggio nei confronti dei 5. Che sta un Stone Mitted adesso con la lingua fuori, bocca aperta, anche lui un po' di difficoltà, hanno affrontato di petto questa ultima salita, hanno cercato il tutto per tutto, ma la differenza, lo vediamo da queste immagini, non è riuscito a farla nessuno. 20 secondi hanno mangiato, 36 secondi nel tratto in salita, 20 secondi, ma il fine tappa è sempre più vicino. Andremo a vedere, eccolo Alexis Guérin,
Ancora 20 secondi di vantaggio nei confronti dei primi seguitori, il corridore francese adesso dovrebbe mancare pochissimo al finale. C'è uno degli ultimi strappi questo per Guérin e poi sarà picchiata verso l'arrivo di Fiorano Modenese. Ancora allora, 2000 metri pianeggianti. Al termine dello strappo che stava affrontando Guérin avremo un nuovo rilevamento cronometrico. Andremo a vedere che sono vicini, sono vicini adesso. Andiamo a sincerarci con Radio Informazioni il ritardo dei 5 nei confronti di Alexis Guérin proprio allo scollinamento. 15 secondi e però adesso deve gettare il cuore oltre l'ostacolo Alexis Guérin, perché può fare la differenza in questa discesa che è tortuosa, impegnativa. E lui ha un grande obiettivo, sì, la vittoria, e se la meriterebbe adesso dopo. Sì, assolutamente, eccolo in discesa già. L'unico problema sono i 2500 metri al termine della discesa che lo separano dall'arrivo pianeggiante, ovviamente, e con così pochi secondi forse è solo quello il tratto che potrebbe mettere ancora a rischio la sua vittoria, perché qui in discesa male che vada mantiene lo stesso vantaggio. E guarda che sta andando, sta rischiando tutto Alexis Guérin, e lì e alla portata una bellissima vittoria per lui, che l'anno scorso è rimasto a secco, e allora va, si butta a capofitto. Bene qui. Molto bene, andiamo a vedere, mi sembra con un atteggiamento più aggressivo Guérin rispetto ai 5. Sì, forse guadagna ancora qualcosa, chiaramente spiccioli, però a questo punto anche gli spiccioli diventano determinanti per la vittoria di tappa. Ah sì, basta anche un secondo di vantaggio per vincere la tappa. Intanto vedono il cartello dei 5 chilometri. Ai meno 2,5 terminerà. Bellissima anche questa discesa. Poi si entra in territorio comunale di Sassuolo per poi rientrare a Fiorano Modenese. Che rischio! Troppa foga, e qua va a dare una pinzata ai freni per cercare di rimanere in carreggiata, e ci riesce. Deve, non ha alternativa, perché sente il fiato sul collo dei suoi 5 immediati inseguitori. Andiamo a cronometrare 19 secondi al termine della parte ripida della discesa, 19 secondi, un bel bottino. Adesso andremo a vedere. Sarà sul filo dei secondi comunque questa vittoria. 4000 metri ancora per Alexis Guérin. 4000 metri. Qua riesce ancora a spingere bene e ha ritrovato una discreta cadenza, però non può avere assolutamente una flessione perché gli inseguitori sono vicinissimi. Nei rettilinei che trovano in questo finale lo vedono. E con quei secondi di vantaggio ovviamente ti vedono lì poco avanti, e questo può aiutare soprattutto gli inseguitori che però, lo vediamo da queste immagini, non hanno un grande accordo, perché sicuramente sempre sulle spalle dei corridori della EF ovviamente sono i due, Ili e Show. E Ili che si sta sacrificando molto a fare l'andatura, abbiamo visto anche generoso Domenico Pozzovivo che ha fatto la sua parte. Naturalmente Domenico Pozzovivo ha l'interesse, perché Walter Calzoni si è staccato, sì, è dietro, quindi può guadagnare secondo in classifica generale nei confronti del giovane italiano. E anche Brambilla e Padun, eccoli là, ecco perché si voltava, perché non sono lontanissimi, no. Naturalmente Gianluca Brambilla che sta facendo un grandissimo lavoro per cercare di contenere il distacco, per difendere la loro posizione in classifica generale. E allora questo impulso del gruppo dietro può dare una mano all'inseguimento, perché adesso moltiplicheranno le energie, e questo non va a vantaggio però di Guérin, che va ad affrontare questa rotonda senza particolari problemi. Questa è pianura adesso, perché la discesa, la strada in leggera discesa finale è terminata, e quindi questo è il tratto più difficile per Guérin, che deve ovviamente dare tutto quello che ha, perché dietro si è scatenata una situazione che sicuramente non lo favorirà. Intanto Mauro Schmidt in questa situazione sta a ruota, lo vediamo, il leader della generale. In una botte di ferro, perché davanti non ha preoccupazione, si sono staccati il secondo e il quarto in generale, quindi lui ovviamente di questa situazione ne può beneficiare. Sì, ne può beneficiare anche perché sono in palio anche secondi di Obuono,
se non dovessero raggiungere Guerin comunque ci sarebbero 6 e 4 secondi. Ricordiamo che lo dividono solo i 12 secondi da Shaw, che è presente in quel gruppo dei 5. Andiamo a ripetere i loro nomi: c'è Ben Healy e Shaw dell'Education First, l'Highlander di Lucania Domenico Pozzovivo, e poi abbiamo Mauro Schmidt, leader della generale, Stone Mitted della Jumbo Visma. E sempre Healy a condurre l'inseguimento quando vedono il cartello dei meno 2, che ha già quindi superato da circa 15 secondi Alexi Guerin. Ce la può fare e la meriterebbe, senza ecco ombra di dubbio. Vicino a un capolavoro, sarebbero quasi 100 km di fuga solitaria per lui per andare a prendersi questa vittoria Fiorano Modenese. Ultima tappa di ciclismo alla settimana internazionale Coppi e Bartali, finita qui. Era il 2013, era una giornata molto diversa, grande freddo, grande pioggia, e protagonista assoluto un giovane Damiano Caruso, che vinse la sua prima gara da professionista nell'arrivo a Fiorano. Ci fu anche un arrivo qualche anno prima del Giro d'Italia con la vittoria di Arvesen. Ecco qua la fiamma rossa, ultimo chilometro, 1000 metri, e andiamo allora a misurare quanto ha di vantaggio. Si volta Alexi Guerin, viene confortato anche dalla moto di ripresa. Eccoli qua con Healy e stanno transitando adesso. Sono 14 secondi, 14 secondi, dovrebbe farcela Alexi Guerin. Anche perché adesso entra in una parte dove ci sono diverse rotonde, delle curve, e quindi può essere favorito. Anche perché dietro è sempre Healy a fare l'andatura, quindi la lotta è uno contro uno. Eccolo alle prese con la curva, lo vedono, è vicino ma forse irraggiungibile. Eccolo se ancora, non crolla, sì. No, grande grinta per Alexi Guerin. Giustamente adesso deve soffrire, perché altrimenti rovinerebbe il capolavoro che è andato a costruirsi. Zona transennata, qua ha capito che mancano 300 metri, curva, doppia curva, e poi sarà via Vittorio Veneto, e già inizia a gioire Alexi Guerin, se l'è meritata. Vittoria di spessore, assolutamente, oltre ad essere una vittoria che sono comunque sempre di spessore, ma con quasi 100 km da solo, insomma, la dice lunga su quel che ha fatto questo ragazzo quest'oggi. Telecamera fisse, arriva in via Vittorio Veneto dopo una fuga di quasi 100 km, fa la riverenza, ma la meriterebbe lui, Alexi Guerin. Vince lui la tappa di Fiorano, a pochi secondi arriva Schmidt che anticipa Shaw, altri 2 secondi guadagnati in classifica generale quindi per lo svizzero. Grande impresa di Alexi Guerin, bella la cornice di pubblico nel cuore di Fiorano. Ecco che arriva Calzoni, andiamo a misurare il distacco dal primo Engelhard. Di questo gruppo Engelhard lo risolve, 17 secondi persi da Calzoni nei confronti di Guerin. Andiamo a fare il calcio, quindi 14 secondi persi da Calzoni nei confronti di Shaw e di Schmidt, quindi dovrebbe andare in terza posizione generale e rimanere il miglior giovane comunque della Coppia Bartali, il ragazzo della Q36.5, e quarto posto mantenuto invece ancora da Gianluca Brambilla, mentre Domenico Pozzovivo risale a 43 secondi in da quinta posizione. Domani cronometro individuale, domani può cambiare la classifica generale, anche se Schmidt viene dalla pista, ha buone attitudini da cronoman, un altro ottimo cronoman. Intanto mi ero perso in diretta la danza sinuosa di Alexi Guerin per festeggiare proprio all'ombra del municipio di Fiorano Modenese. Guarda, pochi secondi. Probabilmente se non ci fosse stato il cambio di programma e ci fosse stato anche il secondo giro del circuito del Santuario, non avrebbe potuto fare questa riverenza, ma è giusto così, se l'è meritata questo ragazzo francese che corre per la Bingol con Schmidt, che è al terzo secondo posto in quattro tappe. È proprio così, il leader della settimana internazionale di Coppi e Bartali, secondo nella prima e nella seconda tappa, e oggi nella quarta tappa ancora una volta secondo, è il terzo collezionato fin qui. E vediamo belle queste immagini con Stone Mitted, grande grinta da parte di questo ragazzo della Jumbo Visma, e qua le immagini
del Santuario che domina Fiorano Modenese. Questa è la classifica dei primi 10 con anche Davide Gabburo con la bandierina italiana oltre a Domenico Pozzovivo nella top 10 della Green Project Bardiani CSF Faisaneil Veneto. E questa la generale con Schmidt Show a 14, Calzoni a 28, Brambilla 35, Pozzovivo 43, poi Benili, Marc Padun e via gli altri. E qui siamo con la premiazione del protagonista di giornata, Alexei Guérin, con lui sul podio il primo e il secondo della generale, Schmidt e Show che domani si complementano. E domani ne vedremo, sarà ancora una bellissima giornata perché non è una crono lunghissima, è quasi tutta pianeggiante, ma sono quasi 19 km, 18 e 600 metri per la precisione di prova a cronometro che deciderà questa coppia barter. Quindi deve guadagnare un secondo a chilometro Schmidt se vuole andare a vincere la settimana internazionale di coppie Bartali, che già in passato si era deciso con una cronometro finale, la vinse Diego Rosa, ma era una cronometro tutta all'insù, una cronoscalata, ebbe la meglio su Bocche Mollema Diego Rosa, andò a vincere la settimana internazionale di coppie Bartali. E qua la classifica generale sempre appannaggio dello svizzero Mauro Schmidt. Già per lui, lo ricordavamo nei giorni scorsi, la vittoria a una tappa del Giro d'Italia quando era ancora diciannovenne a Montalcino, sì, è anche il detentore della classifica punti, ulteriormente allunga ulteriormente con ancora il secondo posto di quest'oggi. Eccolo Soudal, che quindi ha sempre tenuto la maglia di leader della generale. Domani quindi sempre provincia di Modena, però siamo in pianura domani per la prima volta in questa settimana internazionale di coppie Bartali. Intanto festeggia col prosecco Schmidt, sono 18 km e 600 metri di dislivello praticamente inesistente domani. In questi casi si dice cronometro per specialisti. Eh sì, però che arriverà al termine di una settimana internazionale di coppie Bartali molto impegnativa, quindi capiremo domani, potrebbero succedere ancora delle cose interessanti, come sempre e spesso accade quando la cronometro individuale è posta al termine di una corsa a tappe. Ricordiamo i vincitori degli ultimi anni, l'anno scorso vinse Eddie Dunbar questa settimana internazionale di coppie Bartali, nel 2021 un ragazzino danese, Vingegaard, che poi qualche mese più tardi andò a fare secondo al Tour de France, e l'anno scorso lo ha vinto il Tour de France. Narváez nel 2020, Hamilton nel 2019, Diego Rosa, ricordavamo, nel 2018, Calmejan nel 2017, anche nomi importanti, Evans, Scarponi, Cunego nell'albo d'oro di questa gara, Bettini, Casagrande, Pellizzotti, insomma, corsa Diego Ulissi anche, un giovane Diego Ulissi vinse la settimana internazionale di coppie Bartali. Grazie Marco Saligari, grazie di Saia per la regia, con la splendida immagine di Fiorano vista dall'alto con il Beato, Santuario della Beata Vergine, da Andrea De Luca, grazie per averci seguito, buona serata a tutti voi.